La vita nascosta. Nel percorso della vita che mi ha condotto all'altura in cui oggi vivo, ho imparato e disimparato molte, diciamo, cose. Alcune convinzioni che avevo, non so nemmeno io perché, si sono sciolte nel tempo. Attraverso evidenze contrarie che mi hanno lasciato libero di guardare la vita in un modo sempre più puro. Diverse passioni che hanno costituito l'asse centrale di alcuni periodi di vita si sono estinte, come quando si calma il vento. Ho creduto in molte cose che ritenevo certezze, anche se mi ero abituato ad accettare i dubbi che sorgevano spontanei nel mio cuore sulla loro veridicità. Ho imparato ad aspettare che le emozioni si modificassero dentro di me, senza farmi condurre troppo velocemente da esse. Di tutte le giornate che ritenevo sarebbero state importanti, ho capito che solo quelle in cui non speravo nulla mi avrebbero donato grandi verità. Continuo il lavoro di smantellamento di ciò che non serve più, anche se mi ha permesso di salire su qualche scalino per aprire la finestra ideale della mia vita, che si apre sull'universo, dritta e senza incertezze, ma solo con lo stato d'animo che guida le esplorazioni incantate di un bambino buono. Che cosa mi resta di ciò che credevo vero e che poi ho dovuto accettare come falso? La semplicità con cui, mentre cercavo di avere ragione, ho mollato la presa e mi sono abbandonato fluidamente alla sola verità, anche se non avevo lottato io per difenderla. E questa verità, invece, che difende me e mi aiuta a non irrigidirmi di fronte alle sensazioni cui ero affezionato per non fare brutta figura. Davvero sono contento di non avere più certezze, ma non perché mi piaccia la confusione. Semplicemente, con umiltà, ho compreso che lo stile dell'incertezza è la migliore piazza in cui coltivare poche e semplici certezze, che non sono mai tanto grandi come quelle mostrate da chi soltanto le ostenta. Di una cosa devo essere testimone: per rendere ragione alle tante giornate trascorse ad ascoltare gli altri, devo ricordare a tutti che la vita nascosta di ogni persona è la parte più importante della sua vita. La vita nascosta è sia quella che egli non conosce, sia quella che non vuole che gli altri conoscano di lui. Alcuni incontri con alcune persone mi hanno talmente scioccato, facendomi ripetere l'esperienza di scoprire in essi inimmaginabili, che ormai penso che la cosa più giusta da fare incontrando una persona, in ogni caso, sia di chiedergli subito, a bruciapelo, che cosa non mi racconterebbe di sé. Faremmo più presto e non perderemmo tempo inutile nel presentarci dicendo che cosa vogliamo fare, mentre sappiamo che
che vi sono verità nascoste che ci impediscono di fare quello che diciamo di fare. Questo è il più grande segreto della vita, ma anche il più grande dono che essa mi ha concesso: capire che tutto ciò che è nascosto è l'unica cosa importante. L'arte consiste nello scoprire che non avremmo mai dovuto essere sicuri di nulla. Senza ascoltare la voce profonda che ci chiedeva semplicemente di fare una domanda a chiunque. La domanda è: chi sei? Chi non sei? Che cosa non mi diresti mai di te? E il gioco è fatto. Salvatore Reinaud.